Mercoledì in aula al Senato, venerdì mattina il voto alla fiducia a tempi strettissimi dal calendario per il via libera della manovra a Palazzo Madama. Concluse invece le votazioni in commissione bilancio sugli ultimi emendamenti. Tra le novità, nessun taglio alle pensioni di vecchiaia per medici e operatori sanitari, restano penalizzate soltanto quelle anticipate. I medici potranno rimanere al lavoro fino a 70 anni, bocciata invece la richiesta di alzare il limite fino a 72 anni. Capitolo casa, nessuna proroga al super bonus edilizio, se ne potrebbe riparlare poi nel decreto mille proroghe. Per quanto riguarda gli affitti brevi, la cedolare secca al 21% per una delle case affittate, al 26% per le altre. I 40 milioni del tesoretto invece destinati alle minoranze andranno in un fondo unico contro la violenza sulle donne. Opposizioni invece che si dividono sul futuro del centro-sinistra, dopo le parole di Prodi che avrebbero investito la segretaria Demme Schlein del ruolo di federatrice dello schieramento, arriva il secco no di Conte, pensasse alle correnti del PD, leader dei 5 Stelle che attacca anche Meloni con la richiesta al presidente della Camera di istituire un giurì d'onore in quanto la Premier avrebbe mentito al Parlamento sulla vicenda del MES.